Nella semifinale playoff del girone F, il Pineto allo stadio Mariani Pavone vince per 4-1 contro la Cinzia Albalonga e stacca il pass per la finalissima di domenica 27. Calcio d'inizio per gli ospiti, partono forti i padroni di casa della Quercia Pennella. Baldinini non riesce a confezionare nel cuore dell'area piccola avversaria. Al 21esimo si rompono gli equilibri su palla vagante in area, ma Strippolto rapace conclude in maniera chirurgica, pallone in buca d'angolo e vantaggio del Pineto. La Cinzia Albalonga prova a rispondere, D'Agostino bisturi in area per Pace, Bertolo anticipa tutti in corner. Ancora gli abruzzesi vogliono il raddoppio, sempre Mastripolito conclude, Santilli si salva in angolo. Risposta bianco-blu, Mercorelli con un guizzo felino in volo d'angelo salva i suoi. Alla mezz'ora la compagine castellana rimane in 10, Mazzei ex di turno colpisce a palla lontana al capo Minnozzi, per Diop di Treviglio non ci sono dubbi ed estrae il rosso diretto. Al 39esimo reclamano i padroni di casa, Romano penetra in area, Pace tocca il pallone con la mano ma per il fischietto lombardo tutto regolare. Nel finale Baldinini allunga per i suoi, tutto reso vano dal direttore di gara. Nella ripresa l'11 di Mister Pomante trova subito il raddoppio. Al 51esimo della Quercia cross al centro sul pallone vagante, Romano non ha problemi a raddoppiare per i padroni di casa. La squadra capitolina non demorde. Su corner Panaioli come in campionato accorcia per i suoi. I biancazzurri però reagiscono immediatamente. Della Quercia suona la carica, scarica il pallone al centro che Cercelluti non ha di certo problemi a insaccare di rabbia in porta. Sempre il numero 23 con un'azione personale mette in ghiaccio la contesa trovando la propria doppietta personale e la rete del 4-1. Nel finale dopo la girandola di cambi non succede più nulla, il Pineto vince per 4-1 contro una coriacea Cinzia Albalonga e stacca il pass per la finalissima di domenica 27. Sì, sono una scalata spettacolare, penso che la finale playoff è il giusto premio per questi ragazzi e per questa società, che la società in primis non ci ha fatto mancare nulla, lo dico sempre anche nei momenti di difficoltà, e i ragazzi perché hanno fatto tanti sacrifici e si meritano questa finale. Per quanto riguarda la partita è normale che siamo partiti forte, siamo andati in vantaggio penso meritatamente, poi è normale che l'espulsione di Mazzei ci ha un po' agevolato, però ci siamo fatti un po' influenzare dall'espulsione perché paradossalmente stava a giocare il Cinzia, stava giocando meglio in 10 che in 11 e ci ha messo in grossa difficoltà. Poi il secondo tempo sinceramente, a parte il gol del 2-1 loro, non c'è stata partita e siamo stati bravi a chiuderla e, ripeto, sono contentissimo per questi ragazzi. No, sì, sicuramente l'ho detto, è normale, dopo l'espulsione siamo stati avvantaggiati, però siamo stati bravi noi a chiudere la partita, ad abbassare i ritmi e a gestire la partita nel modo migliore. E, giustamente gli ultimi 10 minuti è stato più la partita è stata più focalizzata sul possesso palla perché giustamente i ragazzi con questo caldo dovevano recuperare e quindi hanno fatto, io l'ho detto prima, è stata una cavalcata spettacolare, sono stati 3 mesi veramente duri e giocare una finale playoff penso che non se l'aspettava nessuno, io per primo. E questo, come ho detto prima, è giusto proprio per questi ragazzi perché hanno dato l'anima, hanno dato, da quando io sono arrivato dal primo giorno, lo dico sempre e non finirò mai di ripeterlo, mi hanno sempre seguito nel bene e nel male e oggi si vedono i risultati.